Salve cari amici, eccoci qui con RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Studio con voi Rosario Moreno. Cominciamo subito con la lettura, anzi vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Domenica 10 giugno, Ilva il siderurgico sta morendo, perso un quarto della produzione, la liquidità finirà entro agosto. I dissidi tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo sul futuro dell'Ilva rischiano di arrivare tardi. Da 6 anni la politica accompagna distrattamente l'agonia del siderurgico più grande d'Europa. L'ultimo scontro nasconde un dato di fatto: il gruppo sta già morendo. Nel 2016 Ilva produceva quasi 6 milioni di tonnellate di acciaio. Le ultime proiezioni dicono che il 2018 si dovrebbe fermare a 4,5 milioni, 200.000 tonnellate in meno del 2017. In un anno e mezzo Ilva ha perso quasi un quarto della sua capacità produttiva e lo ha fatto in un periodo di forte ripresa del settore, in cui i concorrenti hanno fatto affari d'oro. Il 2011, ultimo anno dell'era dei Riva, si chiuse con quasi 8 milioni di tonnellate prodotte da un impianto la cui capacità sforava i 10 milioni di tonnellate. In 6 anni si è dimezzata. Lunedì 11 giugno 2018, Aquarius, Bonino di Cerenzi, barratoi soccorsi per la flessibilità, Salvini per i voti, la priorità è salvare quei migranti. L'ex ministro ribadisce al fattoquotidiano.it che la priorità è mettere in salvo i 628 migranti rimasti in balia di un braccio di ferro geopolitico tra Italia, Malta e Europa. Il titolare del Viminale fa ancora campagna elettorale, ha detto, ma anche chi lo critica ha delle responsabilità. La radicale ricorda il patto scellerato dell'ex premier che firmò accordi in Europa perché gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, in cambio di un trattamento favorevole sui conti e in violazione degli accordi di Dublino. Martedì 12 giugno, scusate, Stefano Cucchi, ex moglie carabiniere imputato, dice: mi disse che era stato pestato. Anna Carino, l'ex moglie di Raffaele D'Alessandro, uno dei carabinieri sotto processo, ha ripetuto in aula quelle che aveva già dichiarato a verbale agli inquirenti. Il militare le disse: quante gliene abbiamo tate? Mercoledì 13 giugno, Bolzano, perquisizione alla sede centrale della Sparcassi, PM cercano i soldi della Lega arrivati da Lussemburgo. Perquisizione in mattinata alla sede centrale della Sparcassi di Bolzano, si cercano 3 milioni di euro che da Lussemburgo sarebbero tornati in Italia, nel capoluogo del Trentino. Un movimento sospetto che una fiduciaria lussemburghese ha segnalato a Banca Italia, che a sua volta l'ha segnalato ai magistrati genovesi. Come ha scritto oggi il Fatto Quotidiano, cioè il 13 giugno, i PM Francesco Pinto e Paola Cavalleri vogliono capire se si tratti di una parte del tesoretto della Lega che i magistrati non sono riusciti finora a trovare. Giovedì 14 giugno 2018, Fisco, Di Maio e Salvini dicono eliminazione del tetto all'uso contanti, non è il contratto. Lavorare per togliere i costi sui bancomat. Il ministro dello sviluppo economico e del lavoro RTL boccia l'idea poi esposta dal capo del Viminale. Per me nessun limite su spese in contanti. Nella giornata di mercoledì ha detto: lavoriamo su altri fronti, per esempio quello che vivono tanti commercianti in Italia nel pagamento elettronico, dobbiamo eliminargli i costi. Venerdì 16 giugno, migranti, il garante per i detenuti nelle strutture CPR condizioni scadente, dice diverse criticità nelle operazioni di rimpatrio. Focus su centri di permanenza per il rimpatrio, hotspot e rimpatri forzati, scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture, assenza di attività, mancata apertura dei centri alla società civile organizzata, scarsa trasparente. Trasparenza, scrive il garante appunto Mauro Palma. Sui viaggi charter verso i paesi d'origine, dice: usate fascette in velcro, nessun avviso agli interessati per prepararsi psicologicamente, allertare i familiari. Sabato 17 giugno, PD, decreti ingiuntivi per 60 morosi, e Grasso deve ai Dem 83.000 euro, ma ne aveva versato 30.000 all'EU, e così fa gli altri. Nella scorsa legislatura tutti gli onorevoli hanno dimenticato di versare al partito il contributo previsto dallo statuto. Tra le pendenze spiccano quelle degli ex compagni di Leo, a partire dall'ex presidente Grasso, che senza versare al vecchio partito hanno investito su quello nuovo. Lo sconcerto del tesoriere Dem Bonifazi.
Davvero? Allora è vero che non mancavano i denari, ma la volontà di pagare. Cari amici, con questo è tutto per quanto riguarda RST Spazio Aperto, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorso. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Science e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.